Allora, perché due UX UI designer si trovano oggi al PyCon? Vi raccontiamo quello che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare con il sito djangoproject.com. Vi chiedo chi di voi lo conosce? Spero tutti, insomma, se siete qui. Vi racconto brevemente come abbiamo iniziato. Mi sento molto meglio adesso. Come abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto? Intanto ci è arrivata la richiesta, cioè c'è stata questa issue lanciata dalla Django Software Foundation del cercare di migliorare la user experience del sito. Quindi molto aperta, molto generica. Ci è arrivata tramite Paolo, che casualmente oggi il nostro talk manager. E quindi, come supporto alla community Django, abbiamo deciso di partecipare e quindi iniziare a fare qualcosa. Il goal, e anche questo era piuttosto ampio, perché era chiaramente dare una rinfrescata al sito Django Project e cercare di migliorarlo. Quindi noi abbiamo proposto una serie di attività. Abbiamo pensato di vedere a diversi livelli, analizzare prima quello che c'è adesso, quindi scopriamo com'è il sito oggi, perché io personalmente non lo conosco, sono una designer, quindi sicuramente non sono una che frequenta il sito Django Project, tranne quando ho partecipato a Django Girls l'anno scorso. E quindi abbiamo iniziato ad analizzare l'usabilità del sito. Sì, non siamo alte. Ok, quindi abbiamo iniziato ad analizzare l'usabilità del sito, quindi tutta quella che è. Ora non mi vedete di qua, però mi sa. Quindi tutta quella che è la semplicità di utilizzo da parte degli utenti, l'architettura dell'informazione, che è tutta quella disciplina che si occupa di come sono organizzati i contenuti all'interno dello spazio del sito, quindi quanto sono facili da trovare, quanto sono profondi all'interno della mappa. Ad esempio, se c'è un contenuto importante ma devo cliccare 10 volte per arrivarci, sarà un problema per l'utente, magari rinuncerà a fare quella ricerca. Abbiamo dato uno sguardo all'accessibilità, molto ad alto livello, solo in alcune parti, e vi mostreremo come. E con l'occasione vorremmo riguardare anche tutto quello che è lo stile, quindi l'aspetto più visivo, più di immagine del sito. Io sono Virginia Capoluongo, come diceva Paolo, mi ha già presentato, sono UX UI designer per 20 Tab. Mi occupo dal 2003 di visual design, graphic design e altre cose che finiscono con design. Sono insegnante di UX UI e ho deciso di usare questa foto per parlare in pubblico, mi sembrava idonea. Ciao a tutti, io sono Laura. Allora, non mi vedete? Vabbè, anch'io sono UI UX designer, lavoro in 20 Tab e ho iniziato il mio percorso come designer 10 anni fa, sempre nel settore della grafica. Dopo mi sono appassionata del web design e quindi sono andata più su quella strada. Vabbè, sono parmense, vivo in Trentino e vabbè, una cosa che mi rappresenta, vado in montagna quasi tutti i weekend finché non piove. Quindi ecco qua. Allora, come l'abbiamo fatto? Innanzitutto, come aveva detto Virginia all'inizio, abbiamo fatto una serie di cose e di queste abbiamo fatto un'analisi euristica. Quanti di voi avete mai sentito parlare delle euristiche? Bene. Allora, facciamo bene a parlare dall'inizio che cosa sono le euristiche, no? Sono una serie di parametri. Allora, quelli che abbiamo scelto sono quelli di Jacob Nielsen, che
che sono 10, diciamo così, 10 regole che si devono seguire per avere una grande usabilità di un'interfaccia. Allora, vi do un po' un paio di esempi di queste 10 che abbiamo numerato qui, così avete un'idea più vicina a quello che, di cui si tratta. Comunque abbiamo messo il source, così la potete andare a vedere, a trovare dopo e leggere più in profondità. Allora, una di queste più importanti è la visibility of system status. Praticamente quando noi siamo dentro un sito, un'interfaccia, un'app, ovunque, dobbiamo sempre capire dove siamo messi, no? Per questo un esempio banale, i breadcrumbs ci aiutano a capire dove siamo, cioè abbiamo una home page, io sono andata sul navigation bar e dopo sono arrivata là, quindi capisco gli step che ho preso per arrivare a un certo punto. E un esempio ancora più banale della vita reale è quando siamo per esempio in un centro commerciale e vediamo la mappa di arrivo, no? Dove sono? Io sono qui, dove devo andare. Quindi un po' di aiuto che ci fa vedere e capire dove siamo. Un altro esempio banale anche è loading status, quando vediamo un'app che si sta caricando, cioè se non c'è questo feedback del sistema, diciamo che un po' perdiamo la pazienza e, come dicevamo prima anche, e magari ci frustriamo e diciamo io vado via da questa pagina. E il match between system and real world, praticamente noi abbiamo delle cose che ci aiutano a capire che cosa fa un elemento digitale dentro un'applicazione o un sito, no? Per esempio la telecamera, noi capiamo che se quell'icona è una telecamera, cioè una cosa mondiale, si capisce che magari la telecamera del telefono o di qualsiasi altro apparatus. User control and freedom. Noi siamo, gli esseri umani sono prone to make mistakes, anche se non lo vogliamo, anche se magari siamo un po' distratti. Quindi dentro le applicazioni dobbiamo avere bisogno, cioè dobbiamo avere la capacità di tornare indietro ai nostri errori. Per esempio il famoso Command Z o Control Z, quello lì, è un esempio di user control and freedom. Consistency and standards. Una cosa basica, cioè per esempio nei siti web, quando noi andiamo e vediamo la navigation bar, di solito quando clicchiamo sempre sul login dell'azienda o quello che è, ci porta sempre alla homepage. Questo diciamo che è uno standard che si chiama una convention, un design convention che si segue, no, attraverso tutte le interfacce che ci sono nel mondo, perché questo facilita le persone non dover ricordare per ogni singola cosa che vanno a vedere online, questo cosa che fa? È quello là. Quindi è una cosa universale che ovunque la vedi, sai che questo fa quello. Error prevention, un esempio facilissimo. Quando stai facendo, non lo so, un checkout di un acquisto su Amazon, non lo so, forse Amazon non lo fa, però altri sì, che tu per sbaglio, o magari non è un sbaglio, clicchi X e la tabella si chiude, no? Ti dice, aspetta, sei sicuro che vuoi fare quello? Quindi io ti sto evitando che devi partire da capo e riempire tutto quello, si è riempito qualcosa. Recognition rather than recall. Uno degli esempi è più facile capire, cioè se una persona ti dice qual è la capitale del Portogallo o qual è la capitale, non lo so, di San Marino, cioè ti metti a pensare, no? Però è più facile dire Lisbona è la capitale di Portogallo, quindi aiutare alle persone a ricordare le cose. Adesso vado più veloce. Flexibility and efficiency of use. E praticamente quanto è facile utilizzare ovviamente il sistema e quanto aiutiamo le persone, per esempio quando ci sono i shortcuts su certe pagine o anche sul computer, shortcuts che ci aiutano a navigare meglio su un'interfaccia. Aesthetic and minimalist design. Allora, questa è una delle mie preferite, chiaramente perché io sono appassionata del UI. E praticamente, allora, quando un sito o un'interfaccia è bella, quello è a livello cognitivo, gli umani siamo più attirati alle cose belle. E quindi tendiamo a perdonare più facilmente quando un'applicazione non funziona bene, insomma. Però allo stesso tempo non è solo per quello che esiste, cioè bisogna anche capire, quando si parlava di informazione architecture, information architecture, quando si parlava di quello vuol dire che dobbiamo capire anche quali sono gli elementi più importanti, le gerarchie che ci sono dentro le pagine per far capire bene l'informazione dentro le persone, così
cioè se io vado a leggere una cosa io non posso vedere tutto testo 12 e dall'inizio alla fine, cioè io devo dare un po' di valore a quello che è più grande, più piccolo, così guido visualmente le persone che cosa è importante leggere. Help users with errors. Anche qui, quando esiste un errore nel sistema, per esempio il 404, il 505, quelli lì, 500, noi non dobbiamo, cioè ormai tutti conosciamo che cosa è il 404, almeno i designer, però per esempio se tu mi dici l'errore 101, per dare un esempio, cioè un utente che non è consapevole di queste cose, che cos'è un errore 101? Non so cosa devo fare. Quindi, invece che dire quello, parlare in una lingua che è universale, che capisce cosa sta succedendo. E poi, help and documentation, un esempio banale, FAQs. Cioè, ogni tanto non abbiamo bisogno di risolvere problemi grandi, che non devo andare a vedermi la documentazione, però se c'è qualcosa in particolare che mi interessa, ah, guarda, c'è l'FAQ, o anche, un esempio fisico, i manuali di orologi o di strumenti elettronici. Bene, dopo questa piccola introduzione, lunga introduzione di cosa sono le euristiche, vi raccontiamo che insieme abbiamo fatto una evaluazione euristica asincrona. Che cosa vuol dire? Vabbè, asincrona l'abbiamo fatta staccate. Praticamente noi abbiamo preso un template di queste 10 euristiche, abbiamo scelto le euristiche che pensavamo che potevamo analizzare dentro il sito del Django Project, e da qui tutti e due abbiamo fatto una Miro Board. Miro è, non so, è questa piattaforma dove potete fare... Come si può chiamare? Co-design. Co-design, sì. Quindi abbiamo messo questi templates qui e abbiamo noi fatto la valutazione ognuna a sé. Perché asincrona? Perché non l'avete fatta insieme? Perché così vediamo, cioè abbiamo punti di vista diversi. Magari una cosa che io mi sono persa, lei l'ha vista, o viceversa, no? E alla fine ci confrontiamo per analizzare quali sono stati i risultati e le conclusioni che sono uscite da questa analisi. Allora, gli step che abbiamo seguito sono stati i seguenti. Innanzitutto abbiamo fatto il website analysis e l'accessibility check, in cui siamo andati sul sito di Django Project e abbiamo analizzato tutte le pagine, e ovviamente a primo sguardo, dopo più in profondità, quali erano i problemi più gravi, no? Dopodiché abbiamo fatto l'evaluazione asincrona, e dopo ci siamo messi insieme e abbiamo fatto la discussione in cui abbiamo visto e ovviamente confrontato i nostri risultati. E alla fine siamo riusciti a fare delle conclusioni che dopo abbiamo messo insieme in un report che abbiamo mandato al team di Django Project. Allora, qui vi facciamo vedere che praticamente questa è la Miro Board che abbiamo utilizzato, e queste sono le 10 euristiche. Allora, sopra erano quelle di Virginia, sotto quelle mie, e vedete che abbiamo barrato una perché non applicava questa euristica dentro il sito. Allora, le euristiche non sempre, cioè sono 10 almeno, quelle che si utilizzano di più, però non è detto che applicano su tutte le cose, cioè uno può decidere in base alla tipologia anche della pagina o dell'interfaccia, uno può decidere quale, cioè magari questo non c'entra niente e quindi la mando via. Poi qua a destra sopra abbiamo fatto l'accessibility check dei colori. Arrivo io con i colori. Grazie. Abbiamo quindi, oltre ad aver visto il nostro punto di vista sull'accessibilità, quindi utilizzando questo sistema delle euristiche, abbiamo deciso anche di dare uno sguardo all'accessibilità, perché ci interessa anche capire se il sito è accessibile a tutti, perché ci interessa che tutte le persone riescano ad avere accesso alle informazioni, indipendentemente da quelle che sono le loro disabilità oppure disturbi. In questo caso in particolare ci siamo occupati solo di un piccolo pezzetto, perché nell'accessibilità si può fare veramente tanto. Ci siamo occupati del pezzo di quello che riguarda le disabilità o i disturbi della vista, ad esempio il daltonismo. Sappiamo che l'8% della popolazione mondiale è daltonica, quindi è una fetta di utenti veramente ampia.
E quindi possiamo cercarli di, cercare di aiutarli utilizzando un buon contrasto cromatico. Abbiamo utilizzato questo tool che si chiama Contrast Checker, che permette di fare proprio un check dei colori e capire se sono accessibili agli utenti che hanno delle difficoltà nella vista. Basta mettere il colore di sfondo e il colore del testo e otterremo i risultati. Nel caso di Django Project abbiamo trovato, di base c'è sempre testo bianco, testo nero su sfondo bianco o il contrario quando visualizzato in dark mode, che sono il massimo contrasto, quindi il rapporto è 21:1, la leggibilità maggiore che abbiamo. In alcuni casi però abbiamo trovato dei problemi, infatti vedete come c'è la segnalazione fail presente su tutti i livelli, sia sul testo normale, sia sul testo large e sia sulle icone. Questo significa che quando è presente questo testo con questo abbinamento di colori, alcuni utenti potrebbero non leggerlo correttamente. Questi contrasti si trovavano in queste zone del sito, quindi anche importanti, perché c'è il pulsante attivo sul menu con quel contrasto, il titolo della pagina e alcuni elementi che potrebbero essere considerati meno importanti per l'utente nella zona del footer. Quindi allora, avete visto che per esempio lei ha fatto questa analisi della navigation bar, pure, quindi siamo andati su tutto il sito e abbiamo trovato queste cose, no? E quindi qua abbiamo trovato siano cose positive e negative. Ovviamente alcune cose sono gravi, però alcune sono tipo nice to have, no? Allora, qui vi facciamo vedere un pochino come è stata, questo quando abbiamo fatto il report, no? Che abbiamo fatto capire più o meno. E quando si parlava di consistency e utilizzare lo stesso linguaggio anche nel design, per esempio tante cose avevano un layout, allora passo indietro, e siccome il jungleproject.com ha, come si dice, collaboratori che sono di tutto il mondo, cioè non c'è una sola persona che si incarica di fare questo, e ovviamente che a volte ci sta un design debt, no? Quindi certe cose si perdono e quindi non è omogeneo. Quindi in tanti post abbiamo trovato che i links non sono omogenei, cioè per esempio in un lato si utilizza una tipografia, si utilizza un'altra. Ci sta, ci può stare in diversi casi, però quando è così ricorrente e non si capisce bene, diciamo che inizia a diventare un debit di design più grande. E poi un'altra cosa che a noi sembrava un po' difficile era, a parte che il contrasto dei pulsanti, cioè dei hyperlinks, era molto basso, a volte non si capiva se era realmente una cosa da cliccare, cioè se era un link veramente, perché non c'era questo feedback del sistema che mi faceva per esempio l'underline o mi faceva la manina che cambiava, no? Quindi queste piccolezze possono cambiare la mentalità di una persona a voler uscire o dire non ho trovato niente, vado via. Quindi questa è una. Un'altra molto importante è che per esempio quando noi stiamo inserendo anche informazione nostra, noi dobbiamo ricevere anche un feedback del sistema. In questo caso per esempio non c'era una call to action qui, io mettevo per esempio la mia mail, però non succedeva niente, cioè se premevo enter, so che se premo enter devo andare da qualche parte, ma non succedeva niente. E quindi questo è un problema, ci sono piccole cose che mancano e anche il feedback del sistema. Allora, qui vi facciamo vedere praticamente la prima heuristic, che è del system status feedback. Allora, come sono stati il template che abbiamo utilizzato? Praticamente ci sono enumerati diversi, cioè ti fa delle domande e ti dice guarda, hai trovato, hai incontrato questo problema? E tu devi dare la valutazione da 0 a 5. 0 è il minimo, tu dici questo non è stato uno sbaglio, e 5 ci sta, funzionava bene, eccetera. E ovviamente abbiamo messo i nostri commenti. Alla fine, in base ai punteggi che abbiamo fatto una percentuale di quanto accertato, quanto positivo o negativa
e questa euristica, no? E quindi abbiamo fatto così con tutte e abbiamo fatto anche il confronto tra le percentuali che abbiamo dato ognuna ad ogni singolo problema che abbiamo incontrato. Poi, per la fine, nell'evidenza euristica positiva e negativa abbiamo trovato cose belle e cose che si possono ovviamente migliorare, cioè dire cose negative vuol dire che si possono migliorare. Quindi, delle tre cose che abbiamo incontrato più importanti è stato il system status feedback, cioè i call to actions o i bottoni, la risposta non era uniforme su tutte le fronti, recognition rather than recall, certe cose nella navigation, per esempio, è un rabbit hole, no? Vai dentro e vai dentro e vai dentro, ma non trovi, e quindi vai in profondità delle pagine, ma alla fine ti perdi. E quindi anche la consistency and standards, i breadcrumbs non erano quasi inesistenti, i colori, il branding anche del Django Project, cioè è una cosa molto eterogenea. Quindi questi sono i problemi principali che abbiamo incontrato. Ok, ma non siamo venute solo a parlarvi dei problemi, non siamo venute a fare le criticone della... Noi abbiamo fatto certo la nostra valutazione, ma noi, come dicevo all'inizio, non siamo esperte di Django, non siamo utenti di Django Project e quindi quello che facciamo, che possiamo fare per migliorare l'esperienza degli utenti è conoscere l'esperienza degli utenti, quindi cercare di capirla attraverso chi usa questo sito. Per questo sì, la nostra valutazione ha un peso, ma ne ha ancora di più il feedback degli utenti per poter migliorare appunto l'esperienza utente, che è un po' l'obiettivo di questo lavoro che stiamo facendo. Per questo stiamo iniziando una fase di user research dove ci saranno questi step, quindi le prossime cose che faremo. Un questionario per gli utenti, quindi chiediamo alle persone che utilizzano Django Project di riempire questo questionario per darci il loro punto di vista, quindi per collezionare quante più possibili risposte da questi utenti e capire dove si può migliorare. Ci saranno delle interviste, quindi nel questionario viene chiesto se si è disponibili a farci una chiacchierata su queste eventuali problematiche e poi partirà una collaborazione con tutta la community Django per affrontare le issue che usciranno fuori. Questo è il QR code del questionario, quindi vi chiediamo a tutti gli utilizzatori di Django Project di fare una scansione e riempire questo questionario, dove potrete dare quindi anche la vostra approvazione, potete lasciarci l'email se volete partecipare anche alle interviste, per rendere quindi il sito più vicino a quelli che sono i vostri bisogni. Finito. Grazie, non ho potuto mostrare il cartello time out perché bisogna anticipo. Ok, grazie di nuovo, controllo se ci sono delle domande su Slido, siete ancora in tempo per inserirle e se non l'avete fatto però avete delle domande per Virginia e Laura, alzate la mano e le possiamo fare direttamente qua. Nessuna domanda? Tutto chiaro? Vabbè, nel caso foste timidi e volete farle in separata sede, poi troverete certo. Laura e Virginia in giro. Grazie di nuovo.